Seconda giornata del festival, siamo qui in compagnia con Paola, una grandissima regista che ho l'onore di intervistare in questo momento, e volevo sapere un po' di notizie riguardo al film che comunque presenterai e comunque quindi appunto avremo l'opportunità di vedere in questi giorni, e soprattutto appunto anche l'ispirazione che ti ha spinto a portare avanti un progetto del genere. Allora, il film si chiama Tito e gli alieni. Tito degli alieni è la storia di uno scienziato, è un astrofisico che è interpretato da Valerio Mastandrea, che è trasferito nel deserto, è italiano, è trasferito nel deserto del Nevada perché dovrebbe lavorare a questo progetto misterioso, però in realtà lui, dato che è depresso perché gli è mancata la moglie, sta tutto il giorno in mezzo al deserto seduto su questo divano con due cuffie in testa ad ascoltare i suoni delle stelle. Solo che a un certo punto il fratello, che si chiama Fidel, gli manda, interpretato tra l'altro da un bravissimo Gianfelice Imparato, gli manda i suoi bambini, quindi Tito e Anita, Tito che ha 7 anni e Anita che ce ne ha 16, perché vanno a vivere con lui, perché lui è molto malato e sa che insomma prima o poi non ci sarà più. Allora gli manda questi bambini pensando che lui viva a Las Vegas, e pure i bambini pensano che lui viva a Las Vegas, grande professore, cose, e invece in realtà non lo sanno che sta in mezzo al deserto tipo baraccato. Quindi quando arrivano, insomma, iniziano una serie di guai. Ti ringrazio tantissimo per queste due parole. Grazie a te, Aida, è stato un piacere conoscerti. Siamo qui in compagnia di Libero, cantautore siciliano, che ha aperto la seconda serata del festival con le sue canzoni. Vorrei sapere un po' da dove viene questa tua ispirazione, quindi le tue parole. Allora, tutte le mie canzoni vengono dalla terra, dal vento della mia terra e dai posti dove sono nato. Sono cresciuto in quello che adesso è diventato il Teatro Andromeda a Santo Stefano Quisquina. È un posto comunque molto magico, molto importante per me. Tutto questo, tutta la Sicilia in generale, me la porto sempre dentro, me la porto dentro le mie canzoni, e penso che si senta anche un pochino. Parlaci un po' di come ti sei trovato in questo festival, quindi la nostra accoglienza e soprattutto il riscontro anche con il pubblico. Io a Sciacca mi trovo sempre bene, anche perché ho fatto gli studi qui. È sempre un piacere tornare, e poi lo Sciacca Film Fest ormai insomma è una garanzia, insomma il pubblico è sempre bello, ci sono sempre tante belle persone da conoscere, tanti bei film da vedere, e quindi sono molto felice di essere qui ad aver aperto insomma questa serata. Allora ti auguro di goderti questa serata in nostra compagnia e di continuare al meglio per il futuro. Grazie mille.